Collegato con noi c'è Lino Enrico Stoppani, che è vicepresidente di Confcommercio. Buongiorno, benvenuto per essere con noi. Allora, queste vacanze pasquali sembrano promettere bene, insomma, lo abbiamo detto, sono le prove generali per la stagione estiva, però molti operatori si lamentano. Gli italiani vanno meno giorni in vacanza e spendono di meno. È così? Quelli che sono i dati di questa Pasqua sono certamente favoriti dal calendario, insomma la Pasqua alta normalmente porta maggior lavoro a tutte le attività interessate al turismo. Per quanto riguarda invece i dati generali del turismo, insomma, è il solito problema che il turismo è un asset di questo Paese, che ha bisogno di portare avanti il piano strategico che il Ministro Franceschini ha sviluppato, che prevede evidentemente molti interventi finalizzati a far sì che l'Italia sfrutti tutte quelle che sono le forti potenzialità di sviluppo che il settore potrebbe dare, incominciando a blindare e a eliminare quella che è una grande minaccia, che è la clausola di salvaguardia sull'IVA, che se applicata sarebbe una grande disgrazia. Perché portare l'IVA dal 10 al 13% del settore sarebbe una disgrazia nel senso letterale del termine. Senta, oltre a questo intervento, ci dice secondo lei strutturalmente quali dovrebbero essere gli interventi necessari per potenziare il settore? Ma sul piano strategico del turismo che il Ministro Franceschini ha elaborato, sentendo tutta la filiera e pertanto non calando dall'alto, pone molte buone cose. Innanzitutto si parla di digitalizzazione del settore, si parla di una nuova governance che evidentemente supera il dualismo Stato e Regioni con un forte ruolo assegnato all'Enit, parla del tema dell'abusivismo. Tocca il tema del fisco di cui ho già detto, tocca anche il tema del turismo sostenibile con l'Italia tutta da scoprire, con turismo fatto e da distribuire anche sui grandi centri, sui borghi o sulle località normalmente non frequentate dei grandi flussi turistici, e anche il problema degli stabilimenti balneari che scontano i rischi, le minacce collegate alla revisione delle concessioni demaniali. Senta Stoppani, velocemente, ha sentito i lavoratori a Serravalle protestano per l'apertura di Pasqua. Qual è la vostra posizione sul tema? Il tema sarebbe facilmente risolto portando avanti il provvedimento di legge fermo in Parlamento che prevede l'obbligo di chiusura di 6 più 6 festività, cioè totale 12 su 64 festività complessive, che a mio avviso è un giusto compromesso che nasce anche dall'ascolto di tutti quelli che sono gli interessi coinvolti, vale a dire la filiera del pluralismo distributivo di questo Paese, i consumatori e i sindacati che rappresentano i lavoratori. È chiaro che si mischiano interessi con quelli che sono i valori morali, bene, religiosi, familiari. Grazie mille, grazie Stoppani per essere stato con noi. Andiamo.